Diciamo che sicuramente abbiamo fatto un buon risultato, a tratti abbiamo fatto delle buone cose, logicamente stiamo lavorando insieme da poco, però i ragazzi mi sembra che ce l'hanno messa tutta e hanno cercato di fare per gran parte della gara quello che io chiedo. Vabbè, diciamo che vincere fa sempre bene, sicuramente la vittoria porta entusiasmo in una partita di Coppa Italia, però noi siamo in un momento che, a dirla in maniera giusta, non esiste più Coppa Italia, non esiste lunedì, martedì, mercoledì, noi dobbiamo dare sempre il massimo, perché in questo momento qua non possiamo trascurare niente, siamo finiti in un periodo negativo. Tutti insieme, noi dobbiamo uscire tutti insieme. L'altra parte, abbiamo cambiato sistema di gioco, giochiamo 4-2-3-1, quindi un modulo un po' diverso, fatto in maniera diversa, ma è normale che i moduli contano poco, molto conta trovare lo spirito giusto e uscire da questo periodo negativo. Ho visto l'opera Oliveira, è sembrato un po', forse un po' in ritardo di condizione. Diciamo che sicuramente è arrivato da poco, si deve integrare, però analizzando bene quando ha fatto l'ultima partita e giocando dopo un po' di giorni, dopo l'ultima sua partita, i viaggi che ha fatto, secondo me ha fatto molto bene, ha avuto un'ottima tenuta. Poi logicamente l'ho levato perché magari quando uno non gioca da tanto c'è il rischio che si può formare. Il suo ruolo, diciamo, nella sua squadra? Ruolo, logicamente, giocando a due in mezzo al campo, giocherà uno dei due mediani. Porteremo sicuramente avanti il fatto dell'atteggiamento, che l'abbiamo avuto a tratti non per volontà, a volte non ci arrivavamo perché Licata giocava bene, è venuta con qualche giovane in più, ma era una squadra che giocava molto bene. Sicuramente noi da adesso in poi, ma in generale, non possiamo mai sbagliare l'atteggiamento. L'atteggiamento è domani, dopodomani, logicamente domenica è la partita, ma è una conseguenza dell'atteggiamento giusto durante la settimana. Ma l'obiettivo è di fare bene, logicamente so che sono in una posizione come tutti gli allenatori che è legato al risultato, però l'obiettivo, io sono una persona ambiziosa, l'obiettivo è sempre fare meglio e logicamente cercare in tutti i modi, insieme ai ragazzi, insieme a tutti quelli che ci stanno attorno, di uscire fuori da questo periodo negativo. E analizzando le prestazioni di Antonino si parla di un buonissimo giocatore che fa molto bene, logicamente io penso che quando uno calcia in porta e prende il palo, prende la traversa, secondo me è solo un periodo sfortunato. Speriamo logicamente che passi più in fretta possibile, però ad averne il giocatore come lui. Sì, in quel frangente è stato decisivo. Noi abbiamo due portieri, 2003, che sono tutti altamente competitivi. Logicamente in campionato sta giocando Giovanni, Marecchia sappiamo il suo valore. Logicamente se sta qua a Trapani è perché è un portiere che può fare pure il titolare. Sì, assolutamente, diciamo che Sami è arrivato un po' tra virgolette dopo nel mercato, però probabilmente quando si trasferiscono le squadre da una parte all'altra sono giovani e quindi magari hanno più tempo di integrarsi, di ambientarsi, però è un ragazzo che, stessa cosa vale per come i portieri, è un ragazzo molto valido, insieme a lui ci sono tanti giocatori, ma sono tutti titolari, poi dipende dal momento, dipende dalla condizione delle partite.